Siamo alla fine della partita del Sette Laghi, oggi vinto nettamente dalla squadra locale, e abbiamo il piacere di intervistare la guardia Pietro. Pietro, una tua partita buona, dove avete praticamente dominato in lungo e in largo. Sì, eravamo superiori, siamo stati superiori tutta la partita, abbiamo giocato bene, abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Siete primi in classifica, vi mancano ancora due giornate e all'ultima giornata andate a giocare contro il Venego, no? Che è la squadra che sta lottando con voi per il primo posto, giusto? Sì, ce la giocheremo e daremo le nostre forze per arrivare primi. Senti, quanti punti hai fatto oggi e qual è il giocatore con cui ti trovi meglio quando sei in campo? Oggi ho fatto 5 punti e uno dei giocatori con cui mi trovo bene è lui. No, lui, ascolta, lui. Alessandro, Francesco e Mattia. Senti, io vi ho visto giocare l'anno scorso, eravate un pochino acerbi. Oggi, a differenza di un anno, forse con il nuovo allenatore Bologna, probabilmente vi ha inquadrato e siete diventati una vera squadra. Ci ha migliorati ognuno di noi sotto ogni punto di vista e nulla. Senti, parliamo di te personalmente, tu hai tentato un'esperienza nel calcio, dopodiché l'hai smessa dopo pochi mesi, e poi col basket vedo che la tua passione è sempre lì, hai un canestro a casa e quando puoi, nel limite del possibile, vai anche al palazzetto di Varese a vedere la partita. Quando ho l'occasione vado a vedere i giocatori di Serie A per vedere le loro mosse. Qual è il giocatore di Varese che ti piace di più, in cui vorresti copiare il suo talento? Vude Tensai. Allora devi cominciare a far crescere i capelli. Sì. Ti ringraziamo e grazie per la base. Ringrazio anche tutti i tuoi compagni qua che stanno. Grazie a loro hai vinto la partita. Grazie a te.